Amici sportivi, ben ritrovati in Handball Mania, puntata del 29 novembre. Ospite in studio questa sera il commissario tecnico delle nazionali azzurre Riccardo Trillini. Grazie coach per aver raccolto il nostro invito. Ritorna dopo una settimana d'assenza Matteo Aldamonte. Ben ritrovato. Buonasera. Matteo in perfetta forma dopo un turno d'assenza, assenza assolutamente giustificata perché settimana scorsa, lo ricorderete, la nazionale azzurra femminile era impegnata in Olanda per due confronti, due partite, un amichevole contro un club, contro il Dalfsen, nella gara contro la nazionale olandese, vice campione del mondo, che ha sicuramente nobilitato il movimento azzurro. Vediamo subito un servizio che ci racconta un po' com'è andata questa trasferta in Olanda e poi approfondiremo il discorso con Riccardo Trillini con il contributo prezioso di Matteo Aldamonte. Più di una partita, Olanda-Italia non può essere stata per le azzurre una gara come tutte le altre, amichevole di grandissimo prestigio per la nazionale femminile accolta all'Indoor Sports Centrum di Eindhoven da un muro umano colorato d'arancio, 4.500 spettatori nella nazione che più di tutte in Europa negli ultimi anni ha saputo incantare con il suo gioco veloce e spettacolare. L'Olanda, vicecampione del mondo ed Europa, si prepara agli imminenti mondiali in Germania dal 1 al 17 dicembre e in una vera e propria festa della pallamano supera l'Italia col risultato di 41-16, esperienza da ricordare quella in terra olandese per le azzurre guidate dal direttore tecnico Riccardo Trillini, perché l'amichevole di Eindhoven è solo il culmine di un raduno diviso tra il confronto con il Dalfsen, compagine della massima serie olandese, e la due giorni di allenamento all'interno dell'Olympic Center Papendal ad Arnhem. Non un luogo qualunque, è nata e si allena qui infatti l'Accademia Nazionale della Pallamano, la fucina dei talenti che dal 2006 al 2015 in 9 anni ha portato la nazionale olandese ai vertici mondiali. E chissà che questo confronto non possa allora essere stato buon auspicio e base di partenza per l'Italia del futuro. E allora coach, quanto è stata importante questa esperienza, risultato a parte, per la nazionale azzurra femminile? Ma direi molto importante, perché chi ha vissuto quei momenti, questa festa della pallamano, è stato un regalo per le ragazze che hanno potuto assaporare la pallamano europea, una cornice di pubblico incredibile, per cui io dico che è stato un regalo per le ragazze che tutti i giorni vivono un'altra pallamano in Italia. Ecco, il risultato pesante, no? Insomma, da attendersi, visto e considerato il lavoro dell'avversario, è un risultato che può mortificare, a tuo avviso, ma le azzurre? Bisogna essere umili e vedere cosa c'è davanti e come sono arrivate a essere vice campioni del mondo. Questo deve essere solo di insegnamento per noi. E assolutamente non deve essere demotivante. Certamente abbiamo bisogno anche di fare partite dove possiamo vincere per far vedere appunto che il lavoro che si sta facendo va nella giusta direzione. Non era questa proprio l'avversaria ideale per poter... No, assolutamente no. Devo dire che certe volte durante la partita era veramente difficile stare in campo, perché soprattutto l'aspetto fisico era preponderante e quando si perde così non c'è un aspetto che prevale sull'altro, è sicuramente un'altra pallamano, però devo dire che è stato comunque positivo, perché innanzitutto ci hanno invitato ed era veramente da stupidi, certo, rifiutare un invito del genere. A parte i primi minuti che veramente ci hanno fatto girare la testa, poi non dico che c'è stata partita, però abbiamo fatto la nostra partita. Ecco, ma come nasce il fenomeno Olanda? Matteo Aldamonte ha preparato qualcosa di riguardo. Sì, quella che abbiamo vissuto, perché anche al seguito, per mia fortuna della squadra, è stata veramente un'esperienza di livello europeo, che intanto direi di rivivere insieme con una clip, un minuto, e poi raccontiamo questo fenomeno Olanda, quindi diamo voce al nostro touch e vediamo insieme questo filmato.
ricordiamo 4.500 spettatori paganti ad Eindhoven per assistere all'amichevole tra Olanda e Italia. Matteo. Sì, e poi parlando un po' con i protagonisti di questa ascesa della pallamano olandese, abbiamo avuto modo di riscontrare uno stesso parere unanime. Tutti ci hanno detto che il loro non è un miracolo, il loro è frutto di un lavoro che parte da lontano, anche se neanche troppo, perché alla base c'è un'accademia che è nata nel 2006 a seguito di un risultato, il quinto posto ai campionati mondiali. Da allora loro hanno deciso, diciamo, di sparire un po' dalla scena internazionale. Nel 2006 è nata questa accademia che poi ha dato di fatto il 70% delle giocatrici che sono arrivate nel 2015, quindi 9 anni dopo, ai vertici mondiali, vice campionesse mondiali, vice campionesse europee nel 2016, quarto posto alle Olimpiadi, alla prima partecipazione dell'Olanda alle Olimpiadi. Hanno costruito un modello di pallamano, almeno loro così ci hanno... Un modello che documenteremo, no? Sì, assolutamente, con uno speciale che sarà in onda nei prossimi giorni su Pallamano TV, perché abbiamo appunto ascoltato un po' dei protagonisti di questo fenomeno olandese. È un modello al quale l'Italia, al femminile e al maschile ovviamente, può ispirarsi? Ma a proposito di modello, devo essere onesto, tempo fa, alcuni anni fa, anche seguitando delle squadre maschili, proposi alla mia squadra alcune immagini e il modo di giocare dell'Olanda femminile, che a me personalmente piace molto. Una difesa ermetica, alta, ma soprattutto veloce. Non possiamo dire che sia una difesa aggressiva, in quanto non escono molto, ma sono molto veloci, per cui è molto certo. difficile vedere la palla, la porta. Ma soprattutto la grande differenza è il gioco veloce. Troviamo pivot alti che corrono velocissimi come delle ali, a sostegno di tutta una squadra che cerca la conclusione. Ali alte come i terzini. Ma no, ma poi la grande differenza non sta nell'altezza di queste giocatrici. Noi anche abbiamo delle giocatrici alte, è proprio nella potenza fisica. A volte durante la partita sentivamo l'impotenza di difendere, perché bastava un'accelerazione, un cambio di ritmo, un cambio di direzione, era impossibile stare davanti, al di là di chi c'era davanti. Nota stonata di questa amichevole: l'infortunio occorso in fase di gioco ad Ilaria Dalla Costa, insomma, peccato, no? Per l'atleta. Sì, insomma, ha avuto un... Può capitare in nazionale. No, ma certo, purtroppo capita. Mi dispiace che a volte si pone l'accento sugli infortuni in nazionale, dimenticando che a volte fa anche bene. Quando si viene in nazionale, molte volte i giocatori, le giocatrici ritornano generati, motivati, stimolati a far meglio. Questo l'orgoglio vestire l'azzurro, ovvio. Questo noi quando siamo in nazionale facciamo palla a mano, voglio dire, si fanno male anche in campionato. Purtroppo anche la Lossio si è fatta male prima di questo stage. È stato un scontro di gioco mentre lei era in difesa, proprio nel contrastare una olandese. Gli orizzonti della nazionale azzurra, poi dopo immediatamente ci spostiamo poi sul versante maschile, perché c'è un impegno importantissimo a breve scadenza. Intanto gli orizzonti, gli obiettivi, le prospettive di questo gruppo che è stato in Olanda. Allora, abbiamo il prossimo appuntamento, siamo stati invitati a un torneo in Francia di dicembre. Poi ci prepareremo per la partita contro la Slovacchia, ma direi che a questo punto i prossimi 6 mesi devono essere incentrati per la preparazione dei giochi del Mediterraneo. Questo deve diventare un obiettivo per la senior femminile. Allora, a proposito di femminile, rapidamente uno sguardo al campionato che riprende sabato dopo un turno di stop per gli impegni internazionali delle nazionali, delle rappresentative nazionali. Questo è il quadro con il Comersano in testa, grazie al successo ottenuto nello scontro diretto con Salerno, lo terzo che è lì ad un passo, poi grande equilibrio, Dossobuono, Cassano Magnago, Casal Grande Padana, prossimo turno che metterà proprio Salerno, Yomi Salerno, peraltro orfana, come dicevamo, di Dalla Costa al Casal Grande Padana, poi la partita molto interessante che vedrà il Cassano Magnago contrapposto al Comersano. Questo è il quadro completo del campionato femminile. Ora ci spostiamo, rimanendo in azzurro, ma sul versante, l'altra metà del cielo, in questo caso metà del cielo maschile, perché l'Italia, sempre guidata da Riccardo Trillini, sta scaldando il motore, i motori, per presentarsi in perfetta forma all'appuntamento di gennaio a Bolzano per le qualificazioni alla seconda fase dei mondiali. Vediamo.
Lo sforzo dovrà essere massimale perché alto, altissimo sarà il coefficiente di difficoltà, ma l'obbligo è quello di provarci fino in fondo, lo sa bene l'Italia maschile che prepara l'impegno dall'11 al 13 gennaio prossimi, il girone di qualificazione ai campionati mondiali del 2019 contro Romania, Ucraina e Faroe, da giocare tutto in casa alla Palaresia di Bolzano. Favoriti, quasi inutile anche sottolinearlo, i rumeni allenati da uno dei mostri sacri della pallamano mondiale, lo spagnolo Xavi Pascual, anche guida tecnica del Barcellona. Ma la possibilità di evitare proprio le trasferte in Romania e Ucraina e perciò di poter contare sul fattore campo fa crescere in qualche modo le probabilità di ben figurare di un'Italia che comunque non vuole lasciare nulla al caso. Segnali positivi sono giunti dalla trasferta in Spagna del mese scorso, due amichevoli contro il Puente Genil, squadra di Liga Asobal, che hanno lasciato il sorriso sul volto di Riccardo Trillini. Certo, l'Italia ha già dovuto incassare l'infortunio di Bale, stagione praticamente finita per il centrale di Conversano, ma Trillini ha trovato e ritrovato pedine importanti. Paresini e Bulzamini in grande crescita, Marrocchi centrale di grande affidabilità e poi l'esperienza dei soliti noti da capitan Pasquale Maione fino a Dejan Turkovic. Già delineato il percorso di avvicinamento all'impegno di inizio anno, dal 26 al 30 dicembre torneo amichevole in Grecia, poi ancora test match internazionale il 7 gennaio contro Israele già in terra d'Alto Adige. Quello sarà l'ultimo atto, la prima ufficiale l'11 gennaio al Palaresia e contro la Romania passa solo chi vince il girone, l'Italia col piglio della padrona di casa ha il dovere di dire la sua. Ed allora, pronti per questo appuntamento che non definisco storico perché non vorrei, insomma, calcare troppo e alimentare una tensione che è già palpabile, però è un appuntamento molto importante per una squadra nazionale che mi pare abbia trovato il giusto equilibrio. Credo che non sia troppo, nel senso che sappiamo, come è stato detto nel servizio, che alcune possibilità del passaggio del turno vengono dal fatto che giochiamo in casa e soprattutto che evitiamo di andare a giocare in Romania e in Ucraina, e credo anche che i giocatori non sentano molta pressione, sono nelle migliori condizioni di giocare bene. Questo è il punto numero uno, sapendo di affrontare squadre che hanno più esperienza e fisico, è molto importante il livello del gioco, il nostro gioco che deve essere più possibile coinvolgente tutta la rosa, coinvolgendo tutta la rosa dei giocatori. Credo che i ragazzi stanno affrontando bene, ci stiamo preparando bene senza troppe pressioni e questo ci aiuterà a ben giocare. Giocatori che stanno preparandosi a questo appuntamento importantissimo di gennaio a Bolzano con gli impegni settimanali nei rispettivi club, perché si è disputato sabato scorso un turno di campionato che ha detto cose importanti in tutti e tre i gironi, a partire dal girone A. Vediamo. Scrivi girone A e continui a leggere Bolzano. Anche la decima giornata di regular season conferma infatti la squadra di Alessandro Fusina come l'unica in grado di mantenere inalterato il suo ruolino di marcia. Solo vittorie, compresa quella di sabato 27-22 contro Mezzocorona. I 6 punti di vantaggio dei bolzanini sulle inseguitrici, equivalenti a 3 partite da perdere, rendono ragionevole pensare che la lotta, quella vera del girone A, sia per il secondo posto. E qui sì che la corsa è piena di potenziali concorrenti. Prima fra tutte Pressano, che vince 30-23 contro Malo e supera Trieste in classifica, passo falso dei giuliani in un derby d'Italia che dà ragione questa volta al Bressanone, 34-26, che rilancia le ambizioni degli uomini allenati dall'austriaco René Kramer, saliti ora a 12 punti. Ammessa al club delle ambiziose anche Merano in ripresa grazie al 35-19 casalingo contro Molteno. Alta tensione infine in casa Cassano Magnago, la sconfitta contro l'Eppan fa arrabbiare il tecnico Kolec e rende maledettamente importante il match of the week della settimana prossima in casa contro Pressano e in diretta su Pallamano TV. Qui questa partita era decisiva per secondo posto, se abbiamo saputo che se vinciamo possiamo lottare per secondo e andare direttamente in nuovo girone di Serie A, allora abbiamo giocato bene oggi, tutti gli altri hanno fatto cose che abbiamo parlato e anche eravamo completi, non abbiamo tanti problemi in difesa, siamo riusciti a fare tutti i gol che dobbiamo fare, abbiamo riuscito a chiudere in difesa bene, allora adesso siamo di nuovo per lotta per secondo posto. Qui sapevamo che era difficile, noi siamo una squadra che lotta, siamo giocatori con grande tecnica, ma ci diamo tutto e col cuore cerchiamo di vincere le partite. Questo secondo tempo eravamo peccato perché eravamo lì e lì e purtroppo poi si è infortunato lo spagnolo Sergio.
E mi dispiace per il pubblico, perché magari poteva essere una partita tirata fino alla fine, ero sicuro che ce la giocavamo fino alla fine come abbiamo giocato tutte le partite. Ed allora, le interviste del collega Walter Tanto, mentre la regia ci propone il quadro completo, classifica e prossimo turno del Girone A, chiedo a Riccardo Trillini quanto è importante, si faceva riferimento all'avvento del girone unico proprio per il livello del nostro movimento al maschile. Ma penso sia molto importante, dove speriamo si possano concentrare i migliori giocatori nelle squadre che partecipano a questo campionato. Già questo potrebbe bastare, nel senso che ora che per giocare in Serie A molti si accontentano di giocare più vicino possibile alla propria casa, invece così sarà che ogni squadra di Serie A potrà avere più giocatori, aumentare l'intensità di gioco e soprattutto alzare la competitività. Ecco, rapidamente, prima di andare in pubblicità, relativamente al girone A c'è grande lotta alle spalle del Bolzano, che consideri anche tu, come un po' tutti, favorito non soltanto per la vittoria nel girone parziale ma del titolo anche quest'anno? Beh, direi di sì, nonostante come al solito il Fasano arriverà fino in fondo, e aggiungerei anche il Conversano, che ha una rosa ben fornita per poter lottare fino alla fine. Allora, questo è il giudizio, chiaramente, insomma, da commissario tecnico della Nazionale, Riccardo Trillini. Non si sbilancia molto su quello che potrebbe essere l'equilibrio o gli equilibri del girone unico, ma mi sembra giusto e normale che sia così. Andiamo in pubblicità, uno spot promozionale e poi ritorniamo di nuovo in studio. Vorrei andare in un posto dove si gioca dalla mattina alla sera. Come mi piacerebbe una bella vacanza a Roma. Che darei per vederli dal vivo? Smetti di sognare ad occhi aperti. A Natale regala gli internazionali BNL d'Italia. Ed allora, prima di affrontare i temi relativi al girone B e al girone C del massimo campionato maschile, una parentesi, l'ennesima europea con Matteo Aldamonte e la Champions League. Complice la settimana di pausa al femminile, sono scesi in campo solamente gli uomini, nessun risultato a sorpresa a parte la sconfitta del Vesprem in casa dell'Alborg, ma velocemente, migliori 5 parate e migliori 5 gol, abbiamo anche qui preparato una clip, iniziamo dalla posizione numero 5 delle parate, andiamo in Ucraina, Motor Zaporozhe, Anton Terekov, estremo difensore della formazione ucraina che para questo tiro dai 7 metri. Alla posizione numero 4 Cyril Dumoulin del Nantes, questo è un grande intervento, grande reattività dalla linea dei 6 metri, ha portato la gamba in alto ed è riuscito a neutralizzare, grande reattività per Skok, portiere invece dello Zagabria nella vittoria del Barcellona contro lo Zagabria, sarà una parata inutile ma è una parata molto bella. Questo invece è Capelin, doppio intervento, questi sono sempre molto spettacolari questi interventi, caricano portiere e squadra, queste doppie parate, portiere del Kristianstad e Mattias Andersson, super parata per il portiere del Flensburg, su questo tiro da ala destra, ala che aveva molto spazio per prendere la mira, Andersson però è sempre difficile da superare. Top 5 goals invece, iniziamo con la posizione numero 5, la potenza di Michal Jurecki, terzino della Kielce, formazione polacca, la numero 4, una giocata incredibile di Rundamke. Io impazzisco sempre per questi gol che sono veramente incredibili. Giocatore tedesco del Kiel, alla numero 3 Larsen, questa è una conclusione in volo. Ha raccolto alla perfezione l'invito del compagno, tenete lì l'Alborg perché poi alla numero 1 li ritroveremo. Intanto numero 2 Tarabocchia, un sottomano pazzesco. Speriamo. Braccio quasi a terra, palla sotto la traversa. E poi Jul Lassen, questo è un gol contro le leggi della fisica, si coordina in una maniera inspiegabile, difficile anche da raccontare un gol così. Perché viene toccato dal difensore e in caduta fa questa rete pazzesca. Bene, insomma, quando si assiste a spettacoli del genere diventa difficile anche capire un po'
Che livello di preparazione atletica ci sia in questo momento in Europa, no, Riccardo? Perché questi sono gesti tecnici, ma sono soprattutto gesti atletici. Sì, ma nonostante la difficoltà di questi gesti tecnici, ora la pallamano è molto fisica. Non si può dire che si gioca principalmente con il fisico, ma se non hai il fisico, e qui non intendo solo altezza, non si può giocare a questi livelli. E per poter fare anche questi gol al volo occorre forza nelle gambe, e direi che questo è l'aspetto importante dove noi dobbiamo presto arrivare. Ci possiamo arrivare a tuo avviso? Ma come no? Noi non ci manca solamente che dobbiamo innanzitutto prepararci bene noi allenatori, cercare di offrire alle nostre squadre la miglior qualità possibile. La passione di noi italiani è proverbiale, per cui grande fiducia e ottimismo. Grande fiducia e ottimismo, grande passione anche alla Pala Farfalle di Oriago, dove è andato in scena il big match del girone B del massimo campionato maschile, vinto da Bologna. Vediamo il servizio. Sono servite 10 giornate, ma il girone B della Serie A1 maschile fa registrare per la prima volta in questo campionato un tentativo di fuga. In testa al gruppo c'è il Bologna, che da una prova di maturità importante sul campo dell'Oriago Padova, un 26-20 forse troppo severo per quanto mostrato dai veneti, ma che nella sostanza garantisce 2 punti meritati alla squadra del tecnico Beppe Tedesco. Era una partita fondamentale questa da vincere, e ce l'abbiamo messa tutta, un campo molto difficile, e avevano sempre vinto in casa tranne una partita. Era importantissima per la classifica questa. Abbiamo perso qualche punto in campionato che non era assolutamente da perdere, e tutti gli scontri diretti però li abbiamo vinti. Le prossime partite saranno difficilissime, in casa con Teramo e poi in trasferta a Cingoli, e sarà fondamentale portare a casa punti per continuare a stare in vetta alla classifica. Un movimento quello veneto sempre molto importante per la pallamano italiana. Sì, ciò che per molti può sembrare una sorpresa in realtà si sta verificando. Queste società lavorano da anni nel giovanile, comunque organizzando un movimento che ha sicuramente dei numeri come quello della nostra regione. E io sto cercando di spingere proprio con le mie società perché abbiano quella spinta in più. Il movimento c'è, la gente lavora, dobbiamo pensare un po' più in grande. Dietro intanto tutto resta incerto, con 6 squadre in 3 punti. Scivolone casalingo del Teramo, battuto 26-24 da un Romagna che coglie punti pesantissimi ai danni del Carpi, autore comunque di un mezzo passo in avanti grazie al 27-27 contro Tavarnelle. Pareggio acciuffato dai toscani con un gol del giovane Pesci allo scadere. Si rifà sotto prepotentemente Cologne, 27-24 al Modena, i ragazzi di Cocuzza che agganciano Oriago al secondo posto. Bene, dall'ottimismo del vicepresidente federale Gianni Cenzi, da Padova, che ha ospitato il big match tra Oriago e Bologna, al girone C, dove il Fasano è ritornato in testa alla classifica. Vediamo il servizio. Un gol di Pasquale Maione alla photo finish restituisce al Fasano il primato nel gruppo C, la prima del girone di ritorno che coincideva col turno di riposo di Conversano e nel segno del derby pugliese fra Noce e Fasano. Che la partita sia sentita lo dice già da subito un Palentini gremito al fisco d'apertura. Le ale Bobicic, le punte di diamante dei due organici, segnano 9 reti ciascuno. A decidere però sarà il capitano della nazionale col 27-26 che permette alla Junior di riportarsi in prima posizione. Terza vittoria consecutiva intanto per Gaeta, che passa sul 31-26 in casa del Cresi Reusa e resta al terzo posto a +1 dall'Albatro Siracusa, pure vincente nella complicata trasferta in casa del Valentino Ferrara. Da questa sfida viene fuori il top scorer della decima giornata ed è il croato Chezzo, 12 gol al fischio di chiusura. In ripresa fondi al quarto successo stagionale, 28-22 contro il Benevento, anche se sugli uomini di De Santis continuano a pesare, classifica alla mano, i troppi punti persi fino ad ora in campionato. Il campo è sovrano, il campo ha detto che il Fasano ha vinto 26-27, onore al Fasano che viene qui a giocarsi la partita sapendo di dover trovare una squadra combattiva. Noi abbiamo dato il massimo di quello che potevamo, a tratti ci siamo riusciti, a tratti un po' meno, ma non posso condannare assolutamente nulla questa squadra che ha messo in seria difficoltà il vice campione d'Italia. Partita difficile,
purtroppo anche per noi è una situazione molto difficile da un po' di tempo, una situazione complicata, un po' di infortuni, però sapevamo che questo era un campo difficile, e giocano comunque sempre al 100% e niente, sono contento comunque perché in un momento di difficoltà estrema siamo riusciti comunque a portare a casa quella che era la cosa più importante, cioè i due punti. Ed allora con l'aiuto della regia vediamo i quadri completi sia del girone B che del girone C per avere appunto il totale di quanto successo e di quanto soprattutto dovrà succedere nella prossima giornata, partendo dal girone B dal girone C con Junior Fasano in testa, Conversano ad un solo punto, mentre nel girone B è il Bologna a guidare la classifica con 3 punti di vantaggio su Oriago e poi Cologne con Cingoli e Teramo che sono lì ad un'incollatura. Credo che poi quando si parla di Cingoli, insomma, una stretta al cuore per Riccardo Trillini, insomma, arriva il tuo Cingoli, la tua città, insomma, riuscirà ad accedere il Cingoli al girone unico? È un girone forse meno di livello degli altri, ma è uno dei più equilibrati, per cui è difficile da dire. Sta mettendo in evidenza qualche giovane di belle speranze questo campionato, almeno in questa fase ancora suddivisa in 3 gironi. C'è qualcosa di nuovo oltre ai soliti noti, quelli che fanno parte della tua nazionale? Ma innanzitutto, se vogliamo proprio parlare di giovani, appena intervistato Savini, credo che sia l'emblema di questa Under 20 che produce degli ottimi giocatori. Savini credo sia uno dei migliori, più interessanti, un giocatore eclettico e intelligente che può svolgere diversi ruoli, penso che in questo momento sia anche in forma. È una prechiamata questa qui, no? Quasi in diretta. Vediamo se ci sarà posto. È una preconvocazione. Il programma completo della fine settimana. Il Matteo. Match of the week, fissiamolo meglio con la grafica, è Cassano Magnago contro Pressano il 2 dicembre, sabato alle 20:30 in diretta dal Palatac. Insomma, partita credo quasi decisiva per Cassano Magnago, Pressano fuori. Che dopo un avvio così difficile sta venendo fuori grazie all'esperienza soprattutto del suo tecnico Branco Dumnici. Allora, io ringrazio Riccardo Trillini per aver accolto il nostro invito, ci auguriamo di poterlo avere ancora ospite in studio per focalizzare ancora di più le attenzioni sul Movimento Azzurro e sui risultati delle nazionali. Ribadisco, l'appuntamento di gennaio, veramente da non perdere, poi lo seguiremo, daremo tutte le coordinate del caso, vero Matteo? Insomma, assolutamente. Lo sforzo sarà notevole. E ci saremo. Apicale per quell'occasione, per l'impegno a Bolzano. Grazie ancora Riccardo, grazie a Matteo Aldamonte, tutto per quanto mi riguarda. L'appello, l'invito è quello di sempre, insomma, contagiamoci perché l'handball, la palla a mano, è davvero uno sport straordinario e molto elettrizzante. Arrivederci.